Quello che vedete, questi campi coltivati saranno proprio attraversati in mezzo da questa superstrada che è una strada con un calibro di quattro corsie. Allora, dove vedete questo mais, proprio a metà passerà la strada. E quel pioppo che vedete che ha oltre 80 anni sarà. È proprio in mezzo alla carreggiata, perciò 20 metri a destra e 20 metri a sinistra saranno le corsie. Se voi fate una panoramica attorno, non vedete nessuna costruzione. Allora, qui siamo in un angolo dove praticamente si vede una strada, che è la strada che va verso Corbetta e Castelnazzo de Barzi, una frazione di Robecco. La nostra strada dovrebbe passare a qualche centinaio di metri da qua. Queste qui sono le pertinenze della Villa Visconti Castiglioni e qui dietro c'è tutta una serie di case antiche. Quando si costruisce un'infrastruttura, tutti quanti a parole sono d'accordo che ci deve essere un rapporto tra i danni arrecati e i vantaggi assicurati. In questo caso direi che i vantaggi, che sono praticamente il fatto di portare i vigevanesi a Malpensa, sono assolutamente irrilevanti, mentre invece i danni arrecati al territorio sono enormi, perché la zona attraversata, soprattutto nel tratto da Albairate a Boffanora, Magenta, è veramente una zona assolutamente intatta. La campagna qui non è mai stata toccata, difatti uno che va a vedere dove dovrebbe passare la strada vede soltanto campi, finari, rogge, ed è una delle zone assolutamente più fertili della provincia di Milano. Una zona bellissima dove ancora, difatti, non a caso vengono le persone a visitarla, ci vengono le persone in vacanza. Questo campo, che è abbastanza grande perché sono 70 pertiche milanesi, sarà tagliato a metà esatto da questa superstrada. Questo cosa vuol dire? Che noi, vedendo l'appezzamento dall'altra parte, non possiamo accedere. Noi dobbiamo fare più di 4 km andando dal Bairate e prendendo delle strade strane per arrivare al nostro appezzamento. Gioco forza, quell'appezzamento lo dovremmo lasciare perché non ce lo facciamo proprio fisicamente a fare ogni coltivazione facendo 4 km e 4 km di ritorno. Ma questo è un problema che si presenta a ogni appezzamento, non solo con voi. Ogni appezzamento, in pratica questo hanno fatto. Molto probabilmente questi ingegneri non sono mai venuti sul territorio, perciò hanno tracciato una linea su una mappa. No? Perciò, oltre a questo, noi abbiamo un altro problema. Come ho detto prima, una serie di fontanili e di risorgive per irrigare questi prati che verranno tagliati. Praticamente questi fontanili tagliati non si possono più ricostruire perché sono fontanili che hanno 500-600 anni e se tu mi passi con una infrastruttura, anche se le tombini eccetera, non potrai più, noi non potremmo avere, non potremmo più irrigare a scorrimento. Praticamente la superstrada lì si vede un sottopasso, che è l'attuale sottopasso che per passare sotto la ferrovia, la Milano-Mortara, che è lì. Praticamente da prima di questo sottopasso partirebbe un immenso cavalcavia lungo più di 600 metri che da là in fondo va in questa direzione e praticamente scavalca la Vigevanese, che è lì, e il Naviglio Grande.
quindi veramente un manufatto gigantesco. Passando in mezzo alla campagna? Passando, è tutto in mezzo alla campagna, praticamente. Non solo, ma questa zona qui sarebbe adibita ad area cantiere, quindi non immagino lo sconvolgimento di questa zona. Questo è il Navigno di Bereguardo, praticamente il Navigno che partendo dal Navigno Grande a Abbiategrasso va verso Bereguardo appunto, ed è un canale navigabile, questo è il vero canale di Leonardo, quando parlano di Navigno di Leonardo, il vero Navigno di Leonardo è questo. Proprio qui, là in fondo praticamente, vedete, dovrebbe passare il cavalcavia della nuova superstrada, danneggiando anche questo paesaggio che anche questo è intatto e bellissimo. Se voi fate una panoramica attorno, non vedete nessuna costruzione. Noi siamo biologici e vedrete nei nostri campi, vedete ancora delle molte erbe, eccetera, fra cui la camomilla che noi raccogliamo ed essicchiamo. Perciò queste sono coltivazioni biologiche, non usiamo diserbanti, eccetera. Fra l'altro queste erbe proteggono il terreno e non lo fanno disidratare, no? Perciò quando noi irrighiamo questi campi, l'acqua rimane molte più giorni perché non evapora. Qua alle mie spalle c'è il favino, che è una leguminosa e ha la proprietà di avere delle radichette, degli apparati radicali che fertilizzano il terreno, perciò a noi questi servono per fare le rotazioni. Poi l'anno prossimo qua non ci sarà più favino, ma ci sarà gli 11 grani antichi, che è una sperimentazione che stiamo facendo quinquennale ed è legata con viene monitorata da due università, dall'Università Bicocca di Milano e dall'Università di Bologna. È una sperimentazione perché sono 11 tipologie di grano che sono state selezionate negli anni 30 e per fortuna non sono state irradiate e praticamente sono grani vergini, nel senso che tu quando ne trattieni un po' del tuo raccolto per seminare, questi hanno una germinabilità del 98%. Ti volevo far vedere l'orzo da birra. Questo è l'orzo da birra che deve essere distico, cioè con due binari. Vedete? Quello tradizionale ha quattro binari, voi lo troverete in pratica doppio. Ma questo è proprio quello particolare per fare la birra. In questa zona, oltre ad avere delle culture molto particolari, ci sono anche moltissimi agriturismo, dove ci sono tantissime persone che vengono anche a soggiornare, a dormire. Ci sono le fattorie didattiche, ci sono tantissime aziende biologiche. Quindi è veramente il danno arrecato a queste aziende sarebbe immenso, perché non è soltanto il fatto che dal terreno portato via, ma anche il fatto che vengono divisi i campi, praticamente vengono divisi i corsi d'acqua, cioè il danno alla campagna è irreversibile. Cioè,